Cina Zonier e bentornati sul canale delle Mentis. Qui con la seconda di sfida degli eroi, il secondo torneo in cui useremo le carte dagli starter deck Jaden Yuki e starter deck 2006. E qui con noi ci sono sempre Folk. Ciao a tutti. Fable. Presente. E King Nick. Salve. Allora, non vi dico come è andato lo scorso torneo perché dovete andare a guardarvelo. Soprattutto per il finale, Soprattutto per il finale con il plot twist incredibile finale. Vi dico semplicemente che probabilmente non riusciremo a contenerci dagli spoiler, quindi qualcosa uscirà fuori. Non siamo capaci a non fare reference a cose vecchie. A Jojo. Non siamo capaci a non fare reference. Esatto, quelle sicuramente. Is this a Jojo reference? Sì, subito le Jojo reference, partiamo subito. Come avremo cambiato i nostri deck? Scopriamolo subito. Il primo round, dato che facciamo, ricordiamo, il torneo al girone all'italiana, la prima sfida è Chin contro Fable. Ma io non la vedo. Poi sì, mi ha trovato l'esperienza. Il cercatore di stanze. Hai messo banlist NA Fable? Ah, NA, eccolo qua. La banlist è la nostra, quindi. Refrescia, metto show tutto. King Nick l'ha trovata. King Nick, spiega a Fable come ci hai trovato. In alto, seleziona anche le stanze bloccate, quello con l'altro. The King e Dark Musician non siete voi, vero? No, direi di no. Allora, King. E King c'è, però. Ci stai Dark avvicinando, non... dai. Qualsiasi. No, non... Cinazon, eccolo, eccolo. Ce l'ha fatta. Eccolo. Sono Yami Fable, eccolo qua. Il cattivo più rincoglionito di tutta la storia degli anni. Bene così. Bene, partiamo quindi con il primo duello, Chinazon contro Yami Fable. Ma Chin, perdonami un attimo, ma... Oh, ok, ho appena risolto, niente. No, stavo per farti una domanda stupida, ma ho appena risolto. Posso. Perfetto. Come si duella? Come si fa a sasso carta fuori? Ah! Attenzione! Questo lo sapeva fare meglio di me, a quanto pare. È tutta una strategia. Chinazon. Che mano male. Di me. Quando comincio a fare queste voci così, si comincia male. Che sta schifezza. Ok, niente. Va bene, va bene, va bene, va bene. Passi. Setto una carta. No, il potere della simmetria non è con te così. No! No, esatto, ma è tutto voluto, non preoccupate. Tutto di là! Destabilizzare Chinazon, che così se deve fare il mirror match come l'altra volta è costretto ad andare verso la simmetria. È tutta psicologia questa. Sei avanti. In realtà quello sarà sicuramente un Clayman, so vuoi che sia. Ti ricordo che l'ultima volta non usavo dei Clayman, eh? Ma evocheremo l'orso e sì l'orso. Il cavallo di Troia, l'orso, è diventato un orso adesso. Parole. Attenzione, mi ha rubato la strategia. Il suo mazzo è diventato il mio mazzo. Battle è vero. Ti attacco. È attenzione. Avian. E invece è un Avian. Main phase 2, setto una carta di qua. Mamma mia. Mi piace molto il di qua. Bene così. Ok, pesco una carta. Sono abbastanza sicuro che il signor Chinazon abbia qualcosa lì sotto che spappola i miei mostri, come non ci fosse un domani. Potrebbe. Per questo la giocherò in questo modo. Evoco Wild Art, eroe elementale. Ok. E lo equipaggio con Lightning Blade. Ai. Mamma mia. Dopodiché male. Giocherò un'altra carta. Questi sono schiaffoni nei denti, eh. Così. E vado in Battle Phase. Preparati, Chinazon. Vai, Wild Art! Aia. Dolorissimo. Un cazzotto mi dai. Finisco il mio turno. Subito, primo turno. Un cazzotto. Con due braccia così un cazzotto fa molto male, ragazzi. Porca miseria. Okay, sì. Che poi con quelle spalle la spada che nella schiena non credo riesca a prenderla, quindi va per forza a cazzotti. Cazzotti. Va per forza duri. A cazzotti. Praticamente la spada che gli ho dato l'ho messa sulla schiena, non l'ha usata. Proprio. Esatto. Avevi ragione a metà. Sulla carta coperta che ho. Spappola, ma non come pensavi te. No! Però no! Non so cosa scartare io adesso. Chinazon che non usa le trappole. Scarterò. Oh no. Sasuke. E ciao Wilder. Allora, che scarti Sasuke mi fa molto piacere, sai. Ma dato che mi è piaciuta molto la tua mossa, io evocherò normalmente Wildart e lo equipaggio con il pendente nero. E pareggiamo così. Ti tiro uno schiaffone leggermente più piccolo del tuo. Che inchiappettata sonora, mamma mia. Tanto okay. Ce l'avrai anche tu su. Giochiamo in questo modo allora. Attivo sepoltura prematura. Ah. Evoco Wild Art, eroe elementale. Dopodiché, siccome è un mirror match, attiverò tributo al dannato. Porca miseria. Scarterò polimerizzazione e ucciderò il tuo Wild Art.
si è fatta sentire. Beccati questi 500. E per concludere, evoco Avian, eroe elementale, e vado in battle phase. Avian, prenditi questi due attacchi. Subisci, Cinnazon. Ok. Questo sono in senza carte, quindi se hai delle buone mosse... tu sei senza carte. Questo è sempre buono da vedere. Giuro che se mi attacca con una cagata tipo un Clayman, mi ritiro. Giuri? Se mi ammazza, se riesci ad ammazzarmi tutti e due attaccare con un Clayman, mi ritiro. Giuri? Proprio. Lo fai per davvero? Oh no. Oh no. Eccolo lì. Eccolo lì. Sapevo che io... c'aveva la cartina. Faremo così. Sai cosa sarebbe il colmo? Se adesso io pescassi quella carta e non potessi usarla. Ah, che culo. Guarda, guarda. L'ho chiamata. Enphase. Questo sconto inizialmente a End phase si va di top deck. Nelle prove andava meglio questo mazzo. Ma è sempre così. Per ora, signor Cinnazon, End phase. Ah, meglio. Ma attenzione! Aia. No, così attenzione. No. Così no. Scusa, sto facendo il conservativo e te non metti niente. Ti devo punire in qualche modo. Va bene. Va bene, mazzo. Grazie. Grazie, mazzo. Allora, facciamo così. No. Aia. E facciamo la guerra dei poveri. Mamma mia. Oddio. Battle phase. Muori, Clayman. Grazie per averlo messo in attacco. Non l'avrei mai sfondato. Un vabbè, me lo avresti distrutto con forza esiliata con l'effetto. Quindi alla fine cambiava. Sì, magari forza esiliata la tengo, che ne so, per una fusione, un Blade Edge, un qualcosa del genere. No, ammesso che si evochino, perché l'abbiamo visto nelle nostre partite che evocare è un optional. Però... le 15 carte dell'extra deck sono per bellezza. Sapevo perché l'ultima volta mi ha inculato. Ma so che Cinnazon gioca molto sulle trappole. Prenditi questo drago miraggio, Cinnazon. E andiamo e ti attacco con entrambi. Fable proprio per me è un muro insormontabile tutte le volte. Quel drago miraggio. Includo il mio turno. Mieterà vittime quel drago miraggio. È in per 3. Cosa hai pescato? Non è il 2 per di fulmine Boltex. È il 3 per di qualcosa. Ma non è certamente quello che volevo. È andata male. Madonna. Non è una partita poker? No, no, non è un tris bello questo. Guarda te. Ma che tristezza. Okay. Evochiamo l'orso di Troia. Giusto per fare il mio match di nuovo. Sì. Identico il deck. Entrambi in battle phase e ti finirò con il drago miraggio. Ma puttana, attacca! Miseria. E niente. Niente, ho perso. Per la seconda volta. Sì, Fable vince. La seconda volta collezioniamo l'anima. 3900 life points. Però ho fatto meglio dell'altra volta, dai. L'altra volta mi ha battuto Cat. I sono troppo 5600. Studiati, no? Folk contro King Nick. Vediamo se i loro deck bricano meno del mio. Io non... Aspetta. Non è che le carte siano tanto differenti, Eccomi. Avviamo. Pronto a perdere. Comunque sempre belle queste sfide con mazzi semi-mirror. Sì. Abbiamo battuto il 5, È bello per quello. Proprio come volevo. Vado primo. No, ho carte blu. Posiziono una carta primo. Coperta e una settata. Toccati. Okay. Chissà se oggi ci sarà la rivincita di King dopo l'ultima volta. Posiziono una carta coperta e mica metto tanto da dimostrare. Un'ottata. Sì, quanto fa schifo. È sempre qualcosa. Allora. Ma domanda tecnica. Voi avete il side deck oppure... No, sei carte. No. Il side deck. No, il side deck, non l'extra. No, okay. Perché tanto non... Cioè, abbiamo quel mazzo lì, quindi... Ti punirò! No! Aia! Faccio cadere il tuo orso in una trappola. Non era un orso, era un cavallo. Ma ormai i cavalli sono orsi questa sera. Eh sì, ormai sì. Okay. È il momento di scoprire la mia main card. Ah! Lo sapevo che era quello. Lo sapevo che la giocavo. La strategia di Hulk vedo che è sempre quella. Onnipresente. A posizionare un'altra carta e vado in battle phase. Subisci la sua ira. Io gli ho usato un'armatura Sakuretsu, guarda. È per questo che lo metto. Nessuno attiverà mai le trappole su di lui. È lo stesso ragionamento per cui attacco con Clayman. Poi però mi evocano forza esiliata e passa comunque sopra. Dannazione, uno Sparkman. Ma chi avevi per i Manushin? Non te lo dico dopo. Come può? Ed ecco arriva Sparkman. Eccolo, di nuovo. E adesso... Ormai anche quello è un classico. Oh no. Userò di nuovo la mia main card. No! Un altro Skill Angel che mi porta ad un vantaggio carte non indifferente. Adesso posso attivare il Tempesta Potente. Madonna. È finita questa partita. Evoco Sparkman. Oh no. E dopo i duelli scorsi ho imparato da Shin che una carta può cambiare le sorti di un duello. Ah!
No! Ed è il momento. Infami, la carta. Banda di infami anche lui. È il momento di utilizzarla. Banda di infami che siete. Grandissimo folk. Ma io non so giocare a questo gioco. Ho unito Scale Angel al Banner of Courage. Niente, no, non posso dire niente. Folk deve vincere questo torneo. Mi arrendo turno 1 contro di lui. Attenzione. Dimmi che non l'hai messo in tre per quel banner, Folk. Lo scopriremo. Oh, madonna. Poi li ha uniti tutti. Userò anche le fusioni. Li ha uniti tutti, ma userò anche le fusioni. Ora ci manca che usi tributo al dannato, manda Necroshade e siamo a posto. Li ha veramente uniti tutti. Sì, ha fatto la fusione dei mazzi. Sì. Non mi piace più questo gioco. Fanno girarli. Evoco normalmente. Madonna, il mio tizio. Oh mio Dio. E ora che cerca attaccherò di nuovo con la strategia Burn. Sì, ma con che mano sei partito, Folk? Scusami. È grazie a Scale Angel. Questa roba è clamorosa. Maledizione. Tier no, zero. Effettivamente c'avevo... ho anche altre due carte in mano che... Ora non mi sorprenderebbe. Aia. Veramente. Aia. Questo che potrebbe un po' cambiare la sorte. Attenzione. Aia. Ma io continuo... scoperto. Aia. Ma il cuore delle carte continua a essere da violare. Se non ho, se non ho mostri finita. Faccio un cazzo. E adesso è grigia. Ah no, è finita. Era grazie dalla mia parte. Grazie alla carta. Quanto del cazzo. Il banner di me non ci credo. Non ci credo. Fantastico. Non ci posso credere. No, guarda, il tuo deck è troppo forte, Folk. Ho pescato molto bene, sono sincero. Io per la prossima volta bannerei Folk. Andiamo, sì, Folk. No. Che l'Angel assolutamente. Non ho neanche vinto il torneo scorso. Invece sì, l'hai vinto perché è... L'hai vinto ma non l'hai vinto. Io ho una paura immensa di... perché adesso c'è Chin contro Folk. Ok. Fortuna della mano iniziale. E io ci credo. Con due Scale Angel in mano non posso non vincere. Niente. Io avevo detto, va bene, faccio questo deck perché è più divertente da giocare quello che ho portato invece che fare... l'evoluzione lineare dell'altro, di quello dell'altra volta, me ne sto pentendo assolutamente. No, io non ho evoluto tanto l'altro. Devo dire che vediamo come mi gira ora le carte si vedono, così poi magari... Mannaggia il banner del coraggio. Quello mannaggia sempre, Quello è terribile. Carta più bella della storia. Niente, non ne vinco uno stasera! Ho vinto due sassagate forbici di fila! Per me è... e toccati! Attenzione! In zone, Folk la tocca piano questa partita. Una mano di merda. Evoco l'orso di Troia, di nuovo. Bene. Gli equipaggio il pendente nero. Oh aia. Mio Dio! Questo orso! Ti attacco. Comunque l'idea del pendente è vincente perché puoi equipaggiarla molti più mostri rispetto allo spadone, bravo. Sì, infatti. E poi c'è il 500 di Burn che sono sempre belli. Va bene. Anche compulsory. Niente, Folk proprio ha preso le cose belle dei nostri deck e le ha messe nel suo. Oh, il cattivone che unisce le cose, ma il cattivone che unisce le cose non ha mai vinto niente. Ma la domanda che succede è quando uno non fa niente il tuo allegatori. Come? Evoco normalmente Sparkman. Ed eccolo, arriva, sparca. Tutto pieno di Sparkman. Arriva, sparca tutto, se ne va. Io ci riprovo. L'orso di Troia. Sai che sei, un mercante. Lo sì. Sai qual è la carta coperta, Cinanzon? Sì, lo so qual è la carta coperta. Già lo sai. Che sia quella. Però uno ci deve provare. Chi non fa, non falla. Infatti. Ok, non è la carta coperta che pensavo io. Come? Ah, pensavi no, fosse Scale Angel tu. No, sì, che è coperta. Se mi attaccava prima era uno Scale Angel, perché tanto distruggeva anche Clayman, allora era uno Scale Angel. Adesso è un Clayman. Esatto, esatto. E... dipende. End phase. Troppo safe il ragazzo. Ma la domanda è, Folk, sta usando l'occhio del millennio in questa partita? Ma anche tutti gli altri oggetti sta usando. Sto qui, no. Quello che voglio dire è che sta guardando la tua live per sapere che carta hai in mano. No. Io ci avendo il telefono non posso mettere due cose insieme perché... Esatto, ti ricordo che Folk non ha un computer. Io evoco Forza Esiliana. Hai EdoPro sul telefono? Sì, sì, io sto giocando con EdoPro sul telefono. E ti pensavi la carta coperta. Non attiva il suo effetto in questo modo. Lo sapevo. E poi passo. La pagherai. Che counter, attenzione. La pagherai per questa cosa. Potrebbe essere qualunque cosa che mi distrugge tutto. Ah, è una partita da pensare molto bene. E penso che agirò in questo modo. Attenzione. Scherenger. Forse sbaglio.
Ah, attenzione! Quindi quella è la tua carta trappola, E mando al cimitero il cavallo orso di Troia. Questa cosa mi ha reso molto felice. Ecco. Perché posso evocare... Non volevo. La sensazione è che se ora... E Zapper... ed equipaggiarlo. Oddio! Con le mie due. Lo zappatore. E le mie due spade. Come? Questo è il tuo incubo. È finita. È finita. È insormontabile. Ma non ci credo. Questo è il tuo incubo. È insormontabile. È finita. Ma non è possibile. Non lo facevo perché non sapevo che carta era quella coperta. Ci sta asfaltando, io... Puttana! È molto demoniaco. Con che mani sta giocando? Ma che culo c'hai, oh! Cioè... Mazzata de Zapper! Ho preso una zappata nei denti! Alla partita! Vabbè, ho capito! Dovevo fare l'altro deck. Ormai dovevo fare un deck, io. Ma che pescate incredibili, però, Cioè, veramente! E niente, Folk ha vinto anche la seconda partita con 6700 life points, quindi Fable, questa la devi vincere per forza! Con 8000 life points? No, dopo... con abbastanza, perché dopo... hai lo scontro diretto, quindi ci sta che tu riesca a vincere. Gioca lì. Però insomma... è proprio quello che ho paura, lo scontro diretto. Adesso abbiamo Fable contro King Nick. Non sono sicuro di voler fare questa cosa, ma va bene. Tranquillo, King Nick, che tanto nello scontro decisivo io briccherò come ho fatto finora. Io vengo sconfitto da King Nick in questo momento. Fino ad oggi questo deck funzionava a meraviglia, ero sicurissimo delle mie scelte. Io voglio solo comunicare al popolo che non mi sono proprio ingegnato per fare un deck. Ho tolto due carte ed ero a posto nella ban list rispetto al deck dell'altra volta. Sì, anche quindi... perché te avevi sono di utilizzare carte. Il mio potere magico, cioè quello della simmetria. Evoco Bullstein, Atrix, passo il turno. Chiami simmetrico, potete chiamarmi. La simmetria del millennio. Che non è un oggetto, è un concetto, quindi è più potente. Anche perché gli oggetti ce l'ha tutti Folk, quindi... connessionati tutti ormai. Abbiamo capito. Sì, ormai è diventato il millennio. Ha evocato Zork, ormai è padrone del mondo. Che poi è colpa della banned, perché io ho preso il deck che avevo, ho cavato le carte bannate e ho sostituito con quelle che per ora avete visto. Guarda, pensa a te. Allora, facciamo così. Oh no. Siamo in battlefield e proviamo ad attaccare divertiamo. Con Wild Hunt. Mi ha attivato una chain, ma non la voglio. Cancella. È tardi. Ormai deve essere attivata. No. Ok. L'abbiamo fatta e dopo sono nel chiurlo. Vai, bene così. Bene, 800 danni presi. Si chiama passivo-aggressiva questa mazzo. Terminerò il mio turno qua. Non mi fido. Comunque, quindi va bene così. Fable, avevi paura. Ah, posso rimanere fino a mezzanotte. Probabilmente di questo passo. Finiamo entro le 10. Con Folk a questi livelli è già finito. Ne facciamo un altro. È la madonna che mano però. Che brick. C'è il 2 contro 2 da fare. Tanto con Folk dovremmo fare un 1 contro 3. No, no! Le gufate in una maniera impressionante. Ma ormai ho perso. Attacco con Wild Hunt. Ma che palle. Non è possibile così però. Che puttana. Dei Fable, la faccia del passivo aggressivo. Dei Fable, per caso volevi tenerti dei life points per avere più chance contro Folk? Certo, figurati. Non ci ho neanche pensato, tranquillo. So già che è persa con Folk. Ho la sensazione che il suo mazzo sia il counter del mio. Cioè io attacco con tante cacchine ma immuni alle trappole. Lui c'ha tutti dei mostri in difesa grossi come degli cosa? C'è da dire, Fable, che contro di me avevi pescato lo spadone e forza esiliata. Qui non hai visto nessuno dei due. Oh no, sei un lurido infame. Oh no, nel mentre. Attenzione, okay. La trappola che funziona su quel drago. Uff. Oh, finalmente andiamo a Necro Shade al cimitero. Questo lo teniamo così, battle phase. E attacchiamo per recuperare un minimo di tutto quello che ho subito fino adesso. È una magia rapida. Non c'è una magia rapida che blocca gli attacchi. Non c'è una magia rapida, o mi sbaglio, nel nostro set. Ce n'è una, ma in questo caso avrebbe fatto più comodo a te che a King Nick. Cioè, qual è? Rush Recklessly, corsa avventata. Ah già, è vero. Per la cronaca, io la giocavo per counterare il tuo drago di merda. Ma ovviamente figurati se l'ho pescata. Per quello e perché comunque non è una brutta carta in questo format, mai vista. Nel deck c'è, ma... anche Necro Shade c'è. Ce ne ho tre nel deck di Necro Shade. Perdiamo altri 800 life points, vai. No dai, saranno solo 500 sto... E che palle. Tutte le viste. Non è possibile. Che due palle, ragazzi. Non è possibile.
La ripesca dal cimitero. Quell'emoticon per stasera è perfetta. Io ho preso. Sì, ma non è possibile così. Non si può giocare così. Porca puttana. Che ci sia la quarta lì coperta. Ma chi potrebbe? Ah, non è un per 10? Non si può fare? Allora. Sulla banded non c'è effettivamente, quindi. Siamo così, va. Compulsory. Ma no. Così gliela ridai. Lo so, ma posso attaccare almeno. Che poi come no, minimo quello è un altro boiconica di me. Stai a vedere, eccolo. Sapevo che due coglioni. Il deck di Jerry Scotti. The Wall. Esatto. Fammi vedere se posso fare qualcosa di. Non posso. Bene, tu ti posiziono qui. Ma poi posso pescare una magia, qualcosa? No, cioè, solo brick devo avere in mano. Non è possibile. Hai quanto me prima, poi te lo dico cosa avevo io. Cioè, tre turno. Blade Age come minimo. Allora, no. Facciamo così. Ok. E che lui uno ne distrugge. Ale, lo so. Però uno abbiamo tolto in mezzo. End phase, vai. Probabilmente devo andare avanti così, finché uno ha fatto fuori 6 carte. Che cazzo faccio, attacco uno che so già che è 1008. Il fatto è che giocando così, aspetto praticamente che a lui arrivi fulmine Voltex e mi sfondi. O Wild Art con un equipaggiamento. Ah no. No, si suicida male male così. Ok, crasha i Wilder. Ho uno Sparkman, perché anche un qualunque Sparkman mi massacra. Ho fatto caso ora alla collana piena di lame che c'ha Wildart. Mamma mia, che coraggioso. Sto leggendo ultimamente Bucky, c'è un personaggio. Sto facendo un attimino di strategia perché vai, tu pensa. Quando tu si sgranchisce il collo si fa malissimo. Madonna, veramente. Sto leggendo ora Bucky, c'è un personaggio che ha il colletto pieno di lame in quel modo, quindi quando la gente va lì e lo prende per il colletto si taglia tutte le mani. Solo che Wildart non ha una giacca intorno che lo nasconde. Prendi per i muscoli. Nell'ultimo arco narrativo c'è un tizio, un lottatore di sumo che ti afferra direttamente per i muscoli invece che per i vestiti per fare le prese. Oh Cristo, che cosa brutta. Si è leggermente forte. È una situazione delle balle, ma ci dobbiamo provare, perché o ci proviamo. Polimerizzazione. Attenzione. E qui vediamo una seconda fusione. Cambiano le cose. Giochiamo. Che gioca, oddio. Oddio. Necro il Shaman. Posizione di attacco. Bello. Oh, evoca anche specialmente. Sì, mamma mia. Sì, no, ma dal cimitero dell'avversario sul terreno dell'avversario. Ok. Bomba cimitero, così. Ma che cacchio. Madonna. Mimic, quanto ti ha pagato Folk per fare questa cosa? E poi adesso facciamo. Chi mi evoca? Ma ciao. È tornato. Ma ciao. E andiamo in battle phase e proviamo ad attaccare. Ma tanto prenda. So già che cosa avrà là sotto. Che mi incula forte. Cilindro. No, non credo. Certo, come minimo. No, ah, vedi, ci mancava quello, giustamente. Vabbè. Molto bene. Meglio questo. 8400 life points. Sa che la perdo per i life points sta partita, eh? Le sto provando tutte, ma mi sa che la perdo per i life points. Ora evoca. Ormai comincia a vedere la nera. Con l'emozione di limite. Eroe elementale, però. Certo. Paladino del Cyber Drago Gemello, praticamente. Gioca. Io ti giuro, non sto pescando un ben niente. Ma grazie al cielo, già sto messo male. Tu una carta mi serve, non sta arrivando. Ci proviamo. Vediamo. Ah. Oh, Blade Edge, proviamo. Battle Phase, Blade Edge, attacca. Blade Edge, a cuccia. Oh, grazie. Allora. Va bene, niente, Necro Shade attacca, che dobbiamo fare? Oh, porca miseria. Oh, effettivamente in questi Mirror Match questo è tipo Libro della Luna, eh. Perché sì. Sono tutti guerrieri, bella. Scusatemi, Nick ha fatto il mazzo counter proprio solo per counterare ogni giocata. Neanche possibile counter, di qualunque ha fatto avversario. Un mazzo troll proprio. Allora. Ora come musica per quando ci sono le tue Summon. Ora per la tua musica per quando ci sono le tue giocate epiche. Norma Summon. Entra in battle phase, sarà quella buona? Sarà finalmente quella buona. Troia l'ors, attacca, orso di Troia. Potrebbero bannarti la Twitch con tutte le volte che stiamo nominando il nome di questa carta. E che cazzo! Ma perché sul cavallo di Troia? Ho sbagliato, zitto. Attacca! Necro Shade. E finisco il turno. Onesto. Perché lì benissimo esserci un cilindro che mi massacrava. Quindi non si sa mai. Sei intelligente. Mi hai preso un attimo di codardia. Ok. This is big brain time. Quindi mi ha annullato l'evocazione di un altro Blade Edge. Va bene, ok. L'accetto. Sparkman! Elementale, andiamo in battle phase. Ne ho tre di Blade Edge.
Che non ci sia un cilindro. Che poi ce n'è uno e basta, alla peggio. E che cazzo! Ho sempre più life points. Vai, Necro Shamano! Ma vaffanculo! Sto perdendo 100 life points alla volta. E King Nick è oltre il limite. È over 9000 King Nick, it's ragazzi. Over 9000! Non vero, porca miseria. Ma la perdo così. Porca miseria, oh! La vinci moralmente. Ma come? Ma io non so che cacchio giocare. Fisher! E la madonna! Vai via, Clayman! Ma come? Ma allora? Però qua hai fatto un errore di calcolo. Perché? Perché ho un altro Necro Shade al cimitero, andiamo in battle phase! Simona! Attaccate tutti! Non penso che... Me lo già me lo immaginavo quello di evocare. Vabbè, ma... Non sto fiscando carte. Vabbè. Oh, sì, abbiamo riequilibrato la situazione. Questo è il potere del gioco delle ombre. Sì, infatti ho usato Necro Shade, vedi? Ah no? Ma non mi ha fatto... Dovevi avere Magic Jammer e non ti ha funzionato. No, niente. Sì. Non me l'ha fatto usare. Viacce. E vinci. Evochiamo anche Avian. Eroe elementale. Io non sapevo niente Avian. Intanto attacchiamo con lui. Che ero sicuro che ci fosse quello sotto. Direi che ce l'ha Dopodiché, attacchiamo con Sparkman. Maledizione. Come Avian dite sempre che non serve a niente. Concluderò questa battaglia con Avian, eroe elementale. È dall'inizio che ho polimerizzazione, non mi riesce a usarla perché non arriva un secondo eroe elementare per fonderli. Che palle. Che partita difficile, Nick. Bene, Madonna, quindi sei un po' pensato di perdere. Con 3600 life points rimanenti. Super, ah no, in realtà non ti serve vincere con tanti life points contro Folk. Ti basta vincere, perché il numero di vittorie è meglio ovviamente del numero di life points rimanenti. Certo. Ti basta il problema vincere. È che ti basta vincere contro lui, che è praticamente il faraone in persona. Quello è il problema. Vabbè, che vuoi che sia. È solo fortuna nel pescare. È solo fortuna nel pescare. Praticamente davanti sì. Zane Truesdale con... rimozione di limite, no? Cioè... Ma per adesso, prima ci sarà la lotta per il terzo posto, quello dei perdenti assoluti di questa sera, tra me e King Nick. Quindi sono pronto ad affrontare questa tortura che hai avuto tu adesso, Fable. O magari non pesco niente. Vediamo se io finalmente pesco decentemente. Partiamo per la finalina per il terzo posto. Ma allora? Oh, finalmente! Meglio. Primo sasso a carta forbici che vinco. Oh Cristo, che schifo. Dopo questo torneo posso proporre una rivincita, visto che l'ultima volta io e Folk nella finale a coppie l'abbiamo vista un po' grigia. Rifaremo anche quello. Avete veramente massacrati l'ultima volta. Per ora l'inizio più o meno allora, è quello. Ma mando tutti in crisi. Potrebbe essere qualunque cosa. Aspettava. Potrebbero essere 800 life points in meno, Cin, io te lo dico. Vero. 700 nel tuo caso, perché il cavallo di Troia è un po' più scantato di Wildart. Quindi evocheremo Wildart. E attaccheremo con lui. Ne vuole 800. Esatto. Ci rischieremo che quello sia un Clayman attivando il pendente nero su Wildart. Ma non era meglio attivarlo su Trojanorski a 1600? Ah, perché così non ti attacca ancora le trappole. Esatto. È Clayman. E invece c'era il Magic Jammer sotto che ti toglieva il Back Pendant. 500 life points. 500. È Clayman. Sono Lillo. Ah. Vai. Proprio così. Ah, è attivato, ok. Alla bruttissima. L'abbiamo vista? L'abbiamo vista. Vai. Puoi attivarlo anche dopo? Le carte che cambiano l'attacco e la difesa le puoi attivare anche nel Damage Step, che è quando scopri la carta. Simpatico. Quindi noi facciamo una cosa tipo così e poi simpaticamente mettiamo anche questo così. Ecco. Creiamo altra suspense. Su Sponge. È veramente fastidioso il mazzo di King Nick. Porca miseria. Sì. E non hai visto quello fastidioso che si era creato? Alla fine lo stavo veramente temendo. Ero il nostro 3000 life points, mi stavo veramente cagando sotto. Faremo così. Cosa hai evocato? Evoco Necro Shade. Ma che... con l'orso di Troia. Ma così? Sì, così. Fa tutto parte del mio piano. Ma non era meglio mandarlo al cimitero? Eccola là, il piano. Che palle che è Clayman. Piano importante. Certo, a pescare un Blade quando uno ce lo vuole non sarebbe male. Ma uno dovrebbe anche pescare. King Nick. E il plan. King Nick sta pensando un attimo. Come Alonso. Setterà un altro mostro fastidioso. O evocherà un mostro fastidioso. Sta pensando la mossa giusta da fare. Allora, se io distruggo quello, lui mi può fare quello. Io faccio questo, lui può aiutare quello. Sì. Quindi
La cosa migliore da fare è evocare questo. Oh sì. Battle. Un altro non ci sarà. Fa una cosa, aggressivo. Probabilmente non funziona. Voglio vedere se funziona, perché non ne sono sicuro. A posto. Yeah. Ma l'ha rotto il cazzo, ma ha rotto quella carta. Io farò così. Che fa? Oddio. Perché? Ah, vabbè. Beh, io potrei fare... Sì, ho qualche dubbio sulla tua strategia, ma mi va bene. È la disperazione, cioè, questa. È il primo passaggio della strategia, quello dello stesso turno che mi ha lasciato perplesso. È la disperazione. Come evitare di mettere la carta che non volevo? Una volta che dici evoca, ormai mi sa che te lo evoca. Bene. Facciamo così, il vai. Plan. Setto una carta. Vai. Uno stallo alla messicana. Sì. Stiamo con le nostre pistole puntate l'uno contro l'altro. Lui ora mi tirerà giù un wave motion cannon, che ci starebbe benissimo nel suo mazzo. Faccio così. Necessario per ogni segnalino che aveva. Dai, attivalo. Porca credente. Puttana. Che attivo, il cazzo attivo. Il cavallo funziona? Di Troia. No, non funzionerà mai. Sì, funziona purtroppo. A sto punto fammela attivare questa. Colpisco il tuo Clayman. Ah no, non ha funzionato, giusto perché è una trappola. Sai qual è il piano? Sì, sì, è per quello plan, che ho detto. Lo conosci. Il plan di Alonso, che la mia cosa è quella. Ok, ok. La mia strategia è quella. Sasuke. Povero Wildart. Primi danni della partita, attenzione. Questo mazzo proprio stasera ha deciso di mandarmi a fare in culo. Ha detto no, guarda. Allora, io sono pronto a beccarmi un po' di danni perché sono ignorante. Attenzione. So che saranno due Clayman sicuro coperti. Questo l'ho evocato tramite tributo. Come fa ad essere Clayman? Un Clayman più forte. Cazzo. Vabbè, non muore uguale. Ora sì. A posto. End phase. È una bella carta questo Sasuke. Sasuke! Fosse stato sulle settate, sarebbe stato un po' rotto. Sharingan! Tocca fare questa cosa bruttissima, cioè attivare Fulmine Voltex scartando controlla cervello. Madonna. End phase. È una brutta persona. Hai un terzo Sasuke? Ah, guarda cosa abbiamo qui. Sì. Come sì? Lo vuoi vedere? No. Ma è nel deck. Tu. E finisco il turno. So che è un Clayman, me lo sento. Me l'hanno detto i miei amici carte coperte che sì, c'è un Clayman. End phase. Posso fare così, tac e tac. Sempre peggio. E finire. Mamma mia. Guarda che abilità mostruosa nel posizionare le carte coperte. Mostruoso. Fantasma trucco. Ma una bella tempesta potente quando ce l'abbiamo. Guarda, questa sera non mi fido delle carte che devono arrivare giusto giusto quando servono, perché sennò avrei già vinto tutti e tre i duelli. Stasera non vinci perché non credi nel cuore delle carte. No, stasera non vinco perché io avevo creduto troppo a quanto pare. Piena fiducia in lui. Facciamo cose a caso. Così. Così. Ta. Ma. Finalmente. Che Nick è on fire stasera. Oh madonna. La sblocca okay. Così. Oh madonna. Almeno non dovrei morire. Guardo il lato positivo. Ti evoca un 4000. E ora è. Posso dire che ho visto King Nick fare tre fusioni e per tre volte è stato sempre quello. Perché questi c'ho, in realtà. C'ho per 6 di quella. Ok. Madonna. No, scherzo, non è vero. Ce n'ho altre, ma se non mi arrivano le carte, perché... 3 sono bastione distruttore e le altre 3 sono distruttore bastione. No, abbiamo Necroid Sciamano, Dark Bright, Thunder Giant, Plasma Vice e quello che è in terra. Setto una e un'altra carta, carta che non ora no. Tocca a te. Adesso un mostro coperto. Finita. Vediamo questa come si distrugge. Allora. Attacca da sdraiato. Me l'aspettavo. Attacca da sdraiato. Peccato. Ci speravo. Però è andata bene. Meglio così. Non potevo aspettarmi diversamente. Guarda, che bella sfida però. A me sta facendo abbastanza schifo questa sfida. Certo, è più equilibrata delle altre che ho avuto finora. Lo so, io evoco cose, però... Quelle settate lì. Stiamo per fare una cosa un po' stupida, un po' ignorantella. Un po' pazzerella, follettine e follettine. King Nick assaggia il suo stesso pane. Perché hai fatto attenzione. Questa cosa? Perché ho sbagliato. Ah, ok. Mi sembra giusto. Non ti cazzi tu. Dovevo usare fessura, ma non l'ho usata, non importa. Va bene, scusa. Però è andata bene, me l'avresti comunque... Non sarebbe successo nulla comunque. No, principalmente no. Ma dipende, se gli faceva usare Magic Gem come l'ha fatto usare a me, qualcosa succedeva. Che cazzo.
Cazzo mi metto a fare i calcoli? Lo butto giù quello. Io non so come buttarlo giù, è finita. Sarebbe carina una bomba, una di quelle bombe cimiteriali. Adesso gli faresti solo 1300 life points, ti conviene dopo. Vabbè, intanto ce l'avrei, sarei tranquillo. End phase, speriamo in un altro turno in cui non succederà nulla. No, l'avrei giocata diversamente. Ah, maledizione. Non sai che carte ho in mano, o sì? No, so che carte hai in mano, però sto guardando. Lo stai guardando. Che carte hai in mano, io non sto guardando. Ok. Ho l'occhio del millennio. Il twitch del millennio. Il twitch del millennio, esatto. Bello come metto in crisi le persone, tranne Folk. Folk è andato dritto prima, tranquillo. In aggressivo, lo sfondi, porca miseria. Ma lo sfondo, ma non lo uccido. Non lo uccido, il problema è quello. E dopo, il turno dopo, sono morto. No, scusa, lo puoi accoppare come? Fammi fare un paio di calcoli. Che fai i conti? Meno 1.600 e 1.000. Trunade. E che c'è anche da considerare che ha le carte coperte. Cioè, posso usare questa, posso usare Trunade. Eh sì, esatto. Dopo non ho abbastanza carte per fare tutto il resto. Tac, tac. Ah, ti manca la carta. Ho una carta in meno. È vero. È vero, che fregatura. Non puoi farlo. No, non puoi. Oh, puoi comunque mettere in difficoltà. Però no, in effetti. Però non lo uccido. Dopo il turno dopo sono morto. Beh, oddio, se c'è il campo pulito, non so se sei morto. Cioè, voglio dire, dipende da cosa hai in mano lui. Avrebbe rimetterebbe intanto le due carte coperte. E poi gli tornerebbe un mostro. End phase. A questo punto pensavo di non fargli tornare il mostro, cioè di fare un'altra giocata. Quella per cui ti manca la carta, ma va bene lo stesso, giocare così. Andiamo, Kinnick. Distruggi mano, sì. Ho una scelta davanti. Ma guarda, distruggi mano non mi farebbe così schifo, Ho delle belle carte in mano, ma 5 carte nuove mi farebbero piacere. L'avrei giocata sicuramente. E poi ti arrivano 3 Blade Edge. 3 Blade Edge? Cazzo, sì, subito. Ho 2 Necroshade al cimitero. Ah, minchia, è vero. Sì, no, sarebbe un vantaggio per te, è vero. Non saprei, c'è un grande dubbio esistenziale. Usare una carta o non usarla? No, passa. È indeciso se farti la polimerizzazione è quella con 5 eroi elementali che ti stupra, oppure... o se evocarmi il drago a 5 teste. Esatto. Ma sì, dai. Ok. Tanto non vinco, ma come al solito cerco di fare più danni possibile. Più danni della grandine. Ecco, così adesso non posso neanche usare un'altra carta. E finisce qui. Signore, è stato bello. Prima. La partita l'ho persa. Addio. Lo doveva far prima, si uccida, insomma. Ma... È stato bello. Ah? Ah. Però in realtà, vabbè, quelle due carte adesso ti servono in un'altra maniera, dai. Esatto. No. Addio. Addio. E ora me la rischio, sì, me la rischio. Addio. Certo, che devi fare? Esatto, più sicuro del Blade Edge così. Sì, esatto. Adesso la fregatura sarebbe se di là ci fosse un compulsory da attivare fuori dalla Battle Phase. No, tanto compulsory non funziona su Wild Art. No, solo quando attacca non funziona. No, non funziona appunto. Oh, sì. Ah no, Wild Art sempre, è vero. End phase, con questo Wild Art solitario sul terreno, vai, disintegramelo. Va, la finisco così. Che finisci ancora? Hai 4.200 life points. Sono 3 turni. Addio. Ho capito che carta è quella che ha messo, mi sa. Potrei avere... No, non me lo dire. Vaffanculo. Che cazzo. Bomba cimitero. Ma io guarda, ma veramente... Allora, ora che tanto l'ho giocate tutte, prima nel duello con te avevo pescato 3 Blade Edge con 0 Necroshade al cimitero. Ora ho 2 Necroshade al cimitero e ho 0 Blade Edge in mano. Con metà mazzo pescato. Mamma mia. Oggi ho fatto 3 o 4 duelli di prova, tutte le volte l'ho evocato Blade Edge. O almeno sono riuscito a fare qualcosa. Sì, è una strategia abbastanza giocabile quella di Blade Edge. Ma stasera proprio che... è andata... Stasera si è rifiutato. Mi ha volto le terghe. Il sciopero ha detto, no, io guarda, ho dato. Basta. Momento dell'ultima sfida. How the turn tables. State aspettando me, sto facendo. Direi di avviare per la finalissima tra Yami Fable e Folk. Parte. Oh, ci partiamo il 5. Fatti 5. A miseria, no, io sono un going first. Ho vinto tutti i sassi carta forbice, una cosa che non mi era mai successa in vita mia. E per questo io hai anche pescato bene con il già vinto, non c'è niente da dire, hai vinto. È la Madonna, cominciamo così, con gli effi gemelli, cominciamo.
Allora, addirittura gli elfi gemelli. Mano... Quindi, fortuna che erano stati limitati. C'è tutto in questo deck. La mia mano parte di una merda, tra l'altro. Li ha limitati, sì, esatto. Ok, quello è bello. Se li limita e se li gioca. Allora, facciamo così. Feeble non vuole più, invece. I miei elfi. Di... E passo il turno. Ah, i numeri non li so. Di turno a disposizione. Mezz'ora di turno a disposizione. Forse su Master Ball passerebbe. Ha tenuto fermi gli elfi. Bene così. Bene così. Il bait sugli elfi ha funzionato. Master 2 ce l'ha 480 di secondi. Okay. A turno. E comunque anche quelli sono tantissimi. Sì, sono un'infinità. E qualcuno... Ma come? Fulmine, Voltex e Necroshade. Ah! Che massacro! Io ti sto invidiando tantissimo. Io ti odio, Fable. Folk, uccidilo. Scusa, Cin. Io faccio notare che lui ha tutta la mano piena. Io sono top deck. È nera sta partita, è nera. E sì, appunto, andate a vedere il canale YouTube, perché potete trovare un sacco di altri duelli, principalmente tra me e Folk. Ma no, anche la prima parte. Non succede niente perché non hai carte in mano. Potrei aver toppato tantissimo. Potrebbe essere stata la mossa che mi ha fatto perdere questa. No, non puoi fare... Questa no, è venduta questa partita. Non no, vabbè, veramente. Cioè, che fa? Okay. Oddio. Aspetta un secondo, allora. Se non hai niente, hai perso, Fable. Io ho una domanda, scusami. Oh mio Dio, che... No, no, io ho, ma non mi fa attivare. Perché? Non hai carte in mano. Non puoi scartare. Compulsory. Ah, compulsory? Non me lo fa, non mi faceva attivare nessuna carta. Fable, i problemi con le attivazioni ho di carte. No, ti dico di più, non solo con... Vabbè, adesso a coso ovviamente non ho carte da scartare, quindi Magic Jammer non l'ho potuto usare, ok? Lì c'è la carta. Compulso e mi... Cioè, Compulso dovrebbe far attivare sempre, non, sì. Non mi ha fatto fare niente, non mi ha dato l'opzione. Torneo falsato, che non ti ha fermato nella fase di attacco, ma è partito direttamente. E infatti ho fatto attacco e è andato dritto. È senza... andato dritto, sì, infatti. Ma non capisco il perché. Te l'ha fatto anche prima, te l'ha fatto. C'è sopra la cosa... Carina, ma... Ora c'è sopra la cosa mai catena. A sinistra sulle catene. Quello... Faccio una stanza, entriamo a caso. Dobbiamo giocare su carta forbice, sì. Ok, okay. In alto a sinistra. Oh, ho perso anche questo, In alto a sinistra. Ah, porca puttana. C'è l'ignora sempre il catena. E hai messo il no chain. Era ecco. Cliccato quello. Quindi cosa faccio? Normal chain. Facciamola, rifacciamola. Perché always funziona in automatico. Che fa? Cosa devo cliccare? Quale devo mettere? Penso normal, non lo so che ho sempre tenuto quello standard. Normal, perché a noi non l'abbiamo mai cambiato e ha sempre funzionato normale. Infatti, okay, una cosa mai modificata. Niente, no, mi dispiace perché era un bel mezzo. Rifacciamola, rifacciamola. Mi dispiace, Folk. Scusa. Vai, vai, si rifà. Folk proclama con ora estrema confidenza il fatto che può rigiocarlo questo match, tanto lo vincerà. Ormai vado proprio... Se perde ultimo nel torneo diventa. Sì, sì, oh. Ha fatto così. Lo sborone. Gratis proprio. Ha fatto lo sborone. Allora, il sborone. Si rifà. Avvia. Difficile, difficile. Ancora un give me five. Insomma, basta, eh. Questa broca madre. Ok, fregato. Chissà perché. Ok. Bocca al lupo, Folk. Posso arrendermi, sono sincero. La madonna, no, attento, così male? Vuoi riavviare? No, vai. Viato per me una volta, se vuoi riavviamo. No. Faccio lo screen intanto. Quanto fair play in questa partita. Chiamo The Trojan Horse e concludo il mio turno. Quel maledetto bastardo. Ma chi? Il Trojan Horse o che cosa? Il Trojan Horse. Accidentalmente l'ho messo nel mazzo e che mi sono fatto convincere da me stesso. Ma facciamo questo deck divertente. Ma cosa ti ha fatto di male quel poveretto? Tutto. Scusami. Gran PC. Battle phase e attacco contro Ionos. Facciamo anche così. Ah. Oh. Il mio bait. Ah, oh, no. No! No, c'è anche messo dei life points. Non avevo fatto. Oh, che fregatura. Mi hai sprecato una delle tre carte che possono distruggere carte nel tuo mazzo che ho, quindi voglio dire, vero, quello è vero, è stato un ottimo bait. Vai con il pendente, okay, nero. Ritocca a te. Ah, il pendente nero, ho capito, il tridente nero, cioè, attenzione, Exile Force, vediamo cosa farà quella.
Folk va... Ah no, pensavo tu andassi di full attacco. No, 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 no. Non sono così scemo da sottovalutare Folk. Mamma mia, se sto prendendo questo, questa troia di un cavallo, mi sta massacrando. Non sono di troia, Dio. Abbiano, ragazzi, sta facendo più danni delle altre mie carte. Non voglio sapere, però. Sono concentratissimo in questo match. Sicuramente sta facendo più danni di Vintage. Boltex. Cosa mi tocca fare? Scartando il pendente nero. È la combo. Con il... Aia. E attacchiamo con quella. E qui la situazione cambia. Eh sì. Sì, ma la musichina che parte quando sei sotto il 2005. Le musiche di Edopro fanno veramente schifo. Io le ho tolte, quindi non ho idea di cosa parta. Sono nel silenzio più assoluto. Ok, settiamo una carta. Andiamo in battle phase e attacchiamo con Wild Art. La giochiamo safe. Meno un turno. Mamma mia, che... Ho speso per fare un'altra mossa, poi ho realizzato che stavo facendo una cazzata talmente grande che ho annullato la mossa direttamente. Assolutamente non sia mai. Sto facendo una roba talmente brutta che... Vediamo un attimo la situazione. Ok. È potrebbe... tutto okay. Potrebbe andare come non andare. Ma noi ci proviamo. Gioco polimerizzazione. Aia. Ed evoco Necro Sciamano in posizione di attacco. Distruggiamo il suo mostro. Evochiamo un... Però Necro Sciamano non è in posizione delle trappole. Un Clayman per un Clayman. Ecco. Clayman. Attenzione. Attenzione, me l'aspettavo. Lo sapevo. Me l'aspettavo. E questo... Non fa niente. Ci stava. Ma io mamma ti mia! Il campo. Volte. E concludo il turno. Sì. Un Voltex per un Clayman. Voltex è un Necro Shade per un Clayman. Ma io continuerò con il mio passivo aggressivo stile King Nick. Fare maledetto che me la gioca in difesa. No, basta passivi aggressivi, non ne posso più. No, la carta più sbagliata che potevo pescare. No. E niente, allora giocherò di simmetria e passo il turno. Ricordiamoci che Bladedge fa danno perforante, quindi sarebbe stata una vittoria assoluta. Di quello mi serviva, porca miseria. Ne ho tre nel mazzo, non l'ho pescato. Benvenuto nel mio mondo. Scoprire Scale Angel. Immaginavo. E quando si scopre lui... Paura. Ah. Non penso sia stata la mossa migliore. Ho pescato comunque. Certo, palle. Ci ho provato, non sapevo, ci ho provato. Pensavo che si è coperto in difesa. Anch'io pensavo di non pescare. È andato maledetto che legge in difesa. Vaffanculo allora, via. Attenzione. Questa finale dobbiamo sembrava finita. E invece non finisce più, sono rovinato. È la mia fine questa finale. Sembrava scritta all'inizio, poi ci sono stati problemi, si è ripetuta. Poi Fable aveva preso un vantaggio enorme. Adesso Folk domina il terreno. No. End phase. La tecnica delle carte coperte sta funzionando. Mentre il mazzo di Fable si ribella contro di lui. No, vogliamo di nuovo. Basta, Skellinger, l'ho andato io poi. Che non ci ho pensato, Skellinger, di metterlo io nel mio mazzo. Sai che casino dopo tutte le carte coperte? Sai che bello se adesso mi attacca con Skellinger? Se ti attacca con Skellinger, tu hai cilindro. Ah no, c'ha 900 in attacco, non ha 400. A 900. Posso provare a fare di questo però. Un altro Scale Angel. Ma cosa? Quante carte ha? È la mia fine. La parte scomba. Vedo la fine che si avvicina. Io ho visto di Buddha. Oh no. Normalmente Bladedge. Però c'è anche lui. C'è anche lui in questo deck. Oh no. Io non, che non counter! Non è possibile. Oh no! È tutto in questo Zappa deck. Con tre carte magie equipaggiamento, Magari! Pensavo fosse finita lì quando è attivato il ritorno totale. Zappa sarebbe stata la fine. No, ragazzi, è assurdo, non ho peccato una carta giusta nelle ultime quattro mani. È imbarazzante sta cosa. Ora l'hai trovata? Mica tanto. Si fa quel che si può, diciamo. Diciamo che ci arrangiamo. E innanzitutto non rovinarmi la simmetria che mi sta sulle palle. Ma infatti te l'aveva tolte tutte. E poi evochiamo Drago Miraggio. E concludiamo il turno. Così. Stiamo calmi. Ah. Mi turba la situazione. Io non so se ti voglio attaccare.
È proprio quello, voglio fare da deterrente al momento per guadagnare tempo. Limitare tempesta potente è stato effettivamente una cosa tragica. Sì, è Blade Age. In face. No. Attenzione, perché qui la situazione potrebbe cambiare drasticamente. Oh no, guarda, c'è un altro cosplay. Ha una carta che ancora non avevate mai visto. E te pareva? No, no. Sei il drago avido. Oddio. No, ma no. La maga della fede. No, non di nuovo. Oh mio la Dio. La maga della fede into giant trune. Non di nuovo. E adesso nessuno l'ha giocata. Quanto facciamo schifo a Yu-Gi-Oh. Vabbè che io probabilmente e adesso quando non avevo magie. Oh no. No, no, onestamente non ero convinto che sarebbe tornata particolarmente utile. Devo fare i conti. Fino ad adesso. Sono fottuto! Fa una fusione e sono fottuto, è finita. È finita. C'era sicuramente una fusione in mano con tutte quelle carte. O zappa. Zappa nelle mani di Folk è peggio di qualsiasi fusione. È finita. Totalmente Elemental Hero Necro Shade. E adesso. E vai, zio. Va bene. Porca troia. Una puttana. Ma vaffanculo, vai. Ma che rotti in culo. Ma che rotti in culo. E adesso. Ti ma prego, sei scandaloso. Crashali. No, crashali. 5.000 danni. Piena. Io capisco che avevi la mano piena. Ma con quale culo tutte e tre le spade insieme? Allora, due di queste ce l'avevo dal primo turno insieme a due pendenti neri. Due pendenti neri. Due spade e un Blade Age. Non è possibile. Oh, maronna. Cosa cazzo è stato questo duello? Tutto questo era evitabile dal semplice compulso che ho usato il turno prima che evocasse Blade Age. Esatto. Che fatire questo duello. Bene. Quindi, questo duello è finito. È stato intenso. Mamma mia. Vince. Pronostico anzi, partendo dall'ultimo, come abbiamo fatto l'altra volta, Cinanzon con 0 vittorie e 0 life points rimanenti. Terzo, King Nick con, non me l'ero segnati, ma mi sembra tu avessi 5700 life points che ti rimanevano. Tipo, non lo so. Una vittoria non serve niente, e circa 5700 life points rimanenti. Secondo, Fable, che ci ha provato in tutti i modi a contrastare la potenza di Folk. Io parlo reclamo a Michael Masi, io lo dico. Sì. Ma purtroppo è arrivato, purtroppo per lui è arrivato secondo con 7500 life points totali e vince Folk con un totale clamoroso 14300 life points rimanenti e 3 vittorie su 3. Anche 4 su 4 volendo. Anche 4 su 4 possiamo dire. Sei vergognoso, sei stato veramente vergognoso. Cuore delle carte. Dobbiamo fare il 2 contro 2. Come lo vogliamo fare? Vogliamo fare la rivincita della volta scorsa o vogliamo rifare primo e quarto contro secondo e terzo? Oh, facciamo primo, quarto, secondo, terzo. Io e Folk contro tu e King Nick. Anzi, Folk okay. E io. I nostri deck si matchano bene. Per me ti trascinerò nella tomba. Called by the grave. Io ho 2 Blade Age, quindi dai, si mettono insieme. Due, io ne ho 3 di Blade Age e tanto 2. Li pescherò tutti al primo turno. Ah, scelgo io stasera? Siamo a posto. Vai primi, dobbiamo settare tutto. Stasera proprio non è serata. Dobbiamo settare tutto. Ah, io direi che intanto inizio a posizionare. Uso questa, uso la quinta carta subito. Okay. Con la prima e la seconda in combo. Ok, va bene. Proprio così, subito. Bene, no, dai. Bene. No, va bene, tanto non hanno nulla di settato. Oddio, poi per forza non hanno nulla di settato però. Ora, partire già con le settate. Sì. Non lo so, vedi tu. Facciamo gli sboroni, sì, dai. Mamma mia. Così partono alla grande. La mia carta caratteristica. Eccola. Colui che attacca in orizzontale. E direi che... già, posso anche evocare. Ragazzi, scusate. Stavo ragionando un attimo, no? Sugli elementali, guardavo le fusioni, giustamente, poi guardavo lui. E dentro mi chiede... Certo che non ho mai visto... Dicevo, hanno fatto tutte le possibili combinazioni, ma mi chiedevo perché, dicevo, non c'è una fusione tra Wildheart e Pustinatrix. Oddio mio. Allora, Folk... mi sono immaginato la fusione, è stato un bruttissimo spettacolo. La prima... La prima contro quello viola, la sua carta iconica. Sapevo. Però almeno l'hanno usato. Che questa mai vista, esatto, nei momenti giusti. Endface.
Vai, punto okay. tuo. Ok. Simpatico. Allora, io facciamo così. Io direi di pienare il campo di Wildart proprio così a casissimo. Pignorante. Ok, andiamo così e battle phase. Via, cominciamo. C'è poco da fare. Poco da fare e poco da dire qui. E attacchiamo. Prendi le carte. Ok, ok, un onesto buon inizio. La chiudo qua o gioco la 2, King? Anche io direi di chiuderla qua. Questo. Teniamola buona. Chiudila, chiudila. Chiudo. Non abbiamo creduto nel cuore delle carte. Attenzione. Tanto gli basta tipo... Se sì, invece... A me quello che fa paura al momento è che se Chin gli funziona la combo, la mia stessa combo ci butta giù. Sì, grossissimo. E quella se glielo maffa. Aspetta, la seconda, folk, vuoi che non evoca zappa? La seconda e le ultime due. Anche se la seconda è pericolosa per noi, però effettivamente la noce peligrosa mi fa paura. Se no ce la rischiamo, Mi fa paura cosa possono fare dopo. Io andrei la seconda, le ultime due e poi quando ritoccherà a me fra 16 turni. Terza. No, vai con la terza, vai con la terza. La noce peligrosa Melano Sushi. Come scusa? E cocca. Aia! Poteva andare, niente, lo sapevo. Che palle! E che zappa. Palle! Le zapper! No, ma non è possibile! La ma non è possibile! Ma sempre in mano! Sempre la in mano! Più bella del mondo. Allora, ce l'ho tre anch'io, ma lui sempre in mano c'ha sta carta. Io vorrei solo puntualizzare che non ce l'ho neanche in tre copie. No, ma non c'è in tre copie, prima ne hai giocate tre? No, non ce l'ho in tre copie il tizio. Ah, il tizio, lui dici, la zappa. Lui. No, io mi ammazzo della spada, la zappa me ne frega niente. Anche io avevo capito zappa. Zappa è la carta migliore del deck di Folk. Insieme a Scale Angel, insieme a Wildart, insieme a Blade, insieme al Mago della Fede. Insieme a tutto il mazzo, poi. Che cazzo gli racconto eccetera, ora? Eccetera. Insomma, tutto. Che gli devi raccontare? Niente, difendiamoci. Dobbiamo fare. Dai, mi aspettavo metto, un contributo al dannato subito. Metto la Folk. Terza coperta. Sì, e tieni buona la prima. Sì, mi tengo buona la prima. Buona la prima? Era un bel programma, mi divertiva. Era bello buona la prima, sì. Era molto divertente. Sbagliato? A me piaceva. Fatto il pitch con mostro in difesa. Ma lo vedi, Folk? Direi che non c'è niente di meglio. Stasera. Non c'è niente di meglio. Oh, bene. Almeno posso godere nell'attaccare con Zap. Uso? Hai prendo, dai. Infatti mi sto chiedendo, usa ma cosa? Mi stavo chiedendo. Che vuol fare? Io userei, potresti usare la 3 e poi usare la 5. Sì, bravo. Spaccature. No, è sbagliato. Ma la posso usare una volta? È magia, mi sembra che la puoi usare. Sì, sì. Vabbè, usi la... usi la 2. Battle phase. Che magia vuole usare? Ma che stronzata è? Vabbè, ascolta, usa la 2, dai. La posso usare, siamo seri. Vabbè, la useremo dopo, dai, sti cazzi. Tu la me l'aspettavo. Che fastidio. Che palle sta cosa, mamma mia. 2 e 4. Anche per forza. Diciamo che sì. Le scelte non sono proprio. Ci potrebbe tornare molto comodo con la tua terza e quarta carta dopo. Sì. Dovrebbe arrivarci. Tocca a me. Evoco questo. Io quasi la uso. No, meglio di no. Allora, evochiamolo intanto. Così abbiamo usare l'1 e tenere la 2? La 3? Ma che dici? Considerando aspettiamo, cosa possiamo fare il turno dopo, vabbè, aspettiamo un attimo. Sì, vediamo cosa altro fa. Allora, potremmo attaccare. Abbiamo varie possibilità. Quella è una carta coperta. Ha giocato Folk. Quindi Folk è molto probabile abbia Skill Angel. Skill Angel è quello che gli recupera le magie e giocano sulla spada. Merda. E la prendiamo in composto. Folk quindi noi potremmo, in realtà... Io ti posizionerei anche questa qui, la seconda, oppure no? Può no, fare, sì, oddio, le probabilità no. che abbiano se in poi... mano subito se... la tempesta sono basse. Però l'ho usata prima una tempesta, quindi vuol dire che... No, ho usato una tempesta. Mi pare di sì. Sì, esatto. Quindi da nome quindi se lì sotto c'è, non mi ricordo come si chiama, quella maga strana, recuperano tempesta e quella ce la distruggono comunque. Hai ragione. Quindi io... Sinceramente, quasi quasi userei. Proviamo? Dai, prova ad usarla. Andiamo di prevenzione. Aspetta. Tanto, questo non lo possiamo prevenire okay. di sicuro. E io posizionerei questo in realtà. Ok. E poi Battle Pace. Sicuro c'è qualcosa che ci fa male. No, probabilmente è una sicurezza, però proviamo. Ma quasi quasi. Gli conviene quasi prenderlo per i life points che hanno. Se la tengono per robe più utili. In teoria sì. Sono scelte della vita. Sono scelte. Prenderlo. Io infatti sarei per... Sì, sì. Incredibile. Dipende tutto da cosa penso io. Vabbè, finiamo. Infatti ci ho pensato dopo. Il problema è che cambiano le mani. Sì. Non ci stavo ripensando.
Au. Di giustizia. Di giustezza. È finita. Allora, a me la 2 e la 3 vanno bene, ma non adesso. Cioè, comunque le terrei così. Andrei o con la 1 o lascio stare e vado in battle phase. Lascio stare in battle phase diretta. Fai così. Battle phase. E se succede qualcosa nella main phase 2, potresti mettere la 1. Io penso anch'io. Stavolta tanto avranno coso. Sì. Ah. Ok. Sono in mano a te o a me adesso la carta? A te, credo. No, a me. No, a te. Ah, vabbè, la usi te dopo, vai. Puoi invocarlo. Onesto, siamo fermi 2 round prima. Risolto. E tocca a loro, che rimetterà sicuramente la sua carta coperta che prima gli abbiamo vietato di coprire. No, purtroppo te c'hai... non ho la tua mano, quindi la tua terza carta non la posso usare io. No. Però... ma in realtà non la userei, cioè se anche avesse quella non la userei così, sinceramente. Vai. Cioè, no, sono altre cazze che mi spaventano, tipo l'OTK del cazzo che mi ha fatto prima con 3 spade. Vabbè, quello è un'OTK leggermente allora, improbabile. Io questa qui, la seconda carta, quella che abbiamo appena pescato, la potremmo anche posizionare. Tanto... oddio! Abbiamo lo stesso problema di prima. Se è quella che recupera le magie si ripiglia la tempesta, le perdiamo tutte. E abbiamo già, ci abbiamo già una copertura, tieni, dai. La tengo, sì. E semmai questo ce lo teniamo per i cosi. Comunque adesso scherzi a parte, 4700 life points, un OTK, cioè deve cascargli potremmo la mano molto bene come prima. Secondo te? Vedila così, se noi attacchiamo, prendo una tempesta potente che va in mano a Folk, e quindi noi poi abbiamo il turno di Shinanzon, bravo, il tuo. Vai, attacca. Tanto sai che nel mio turno non succede oppure niente. Oppure per non la spada, non so, però sì, attacca. Andiamo sul brick di Shinanzon per vincere la partita. Io attivo, Sì, assolutamente. Che fanno? Ero già pronto ad attivarla io perché non mi ricordavo che toccasse attivare le cose. Another one. Ok, rievoca e stavolta gli è andata bene però la giocata. È andata bene, perché così si prendono la tempesta ed è giocabile. Sì, te l'ho detto che lo facevo. Va bene, quindi finiamo il turno. Va bene, però 1800 come difesa non è male. Fa dai. Vediamo che cosa tirano però. Lui lo evochiamo di sicuro. Tempesta o spada? Ecco, lo sapevo, detto. Con quello che abbiamo in mano. La tempesta. Quindi tempesta o hanno il ritorno se parlano così, King? Tempesta non puoi mai dire di no. Esatto. Tempesta. Io attivo subito. Questa fa male. Questa sì, allora, considerando... sì. Vabbè, questa si prende. Vabbè, giusto. E considerando... poi... setti. Sì. Ok, quella è Necroshade perché è l'unico che ha da 1, se non sbaglio. Chi ne sa? Esatto. Non è Super Alligatore in difesa da 1200, che non credo. No. Super Alligatore, no, ma poi Super Alligatore c'è la Folk. Le mura del labirinto? Oh, cazzo! No, non ce l'avevo. Insormontabile. Allora, io direi di giustezza 2, 3, 4. Vai. Quanto? 2, 3, 4? Sì. Ai, mi sa che è finita, eh? È finita, Beppe. Sì. Abbiamo in battle phase. Vai. È finita, Beppe. Grande King! La prima volta che potevo avere Necroshade e Blade Edge in mano. Sì. Cioè, nel dubbio. Folk è stato testimone delle pescate che ho fatto stasera. Perché appunto con... Blade Edge, doppio Necroshade. Doppio Blade Edge, doppio Necroshade in mano e niente per mandarli al cimitero. E non avevi una carta per scartare. Niente. No, vabbè. Non ho pescato niente per scartare. Cazzo. Oh, notare che io non ho pescato carte da mettere in difesa, né coso né quell'altro io. Mamma mia, niente, Folk, te l'avevo detto che ti avrei portato nella tomba. Ora in Call by the Grave. È stata una bella sfida comunque. Viking Nick, rivincita su Folk per tutte e due. Direi che possiamo chiudere qui. Cosa avete da dire? Anzi, parliamo prima dei mazzi. Allora, il mio mazzo ora lo state vedendo anche voi in live. In teoria... io no, aspetta che vengo in live. Vabbè, ma in teoria il mio mazzo appunto, ha funzionato bene in tutte le prove che ho fatto, perché ho 4 carte che mi benissimo. Mandano al cimitero in Necroshade. Ne ho 3 di Necroshade, ho 3 Blade Edge. E poi non ho tante carte che ti fanno breccare, perché ho i 3 Clayman, ho i 3 Wildheart che vanno bene in combo con i pendenti neri, ho anche Rush Recklessly che funziona alla fine come un'armatura Sakuretsu, e ho anche un sacco di altre carte in un certo senso, sì. Che impediscono all'avversario di cominciare le sue combo. Addirittura avevo messo a nulla attacco perché termina completamente la battle phase, in quel caso se uno attacca prima ce l'avevo anch'io. Con qualcuno che non è Wildheart, blocca anche Wildheart. Avevo Sepoltura Prematura che non sono mai riuscito a trovare il momento giusto per attivarla, perché magari avevo i cavalli del cazzo nel cimitero
e Blade Edge non lo pescavo. Sinceramente non so cosa cambierei del mio deck. Forse caverei un Blade Edge per metterci qualcosa di più versatile, però dovrei passare all'altro deck semplicemente. Ma più che altro ti sono andate male le pescate. Ma come quando appunto Folk era bloccato prima che poi Mivo ti cappasse male e io ho pescato per 5 turni 5 trappole. Sì, esatto. Cioè, un mostro dovevo pescare, cioè il campo libero, ho pescato tutte le trappole del mazzo. È stato terrificante. Ma cioè, appunto, quando gira male c'è niente da fare, Cin. Tu hai bricato, avevi tre Blade Edge in mano. Tre Blade Edge, cioè, e zero vabbè, se brichi così, cioè, vedi, che vuoi farci? Cioè, non è colpa del mazzo lì. Nel duello con te ho avuto anche le carte che mi mandavano le carte al cimitero dalla mano, e in mano avevo i Fulmini Boltex, Controlla Cervello, il Pendente Nero, quindi carte che non voglio neanche scartare. Scusa un secondo, voglio fare un attimo un calcolo. Tu sei riuscito a fare, quando hai briccato con tre Blade Edge, una pescata su 59.000. Sì, esatto. E il terzo Blade Edge, e avevi una possibilità su 59.000 di beccarli tutti e tre in fila. Esatto. Per farti capire, quando deve andare male... È finita, non c'è niente da dire. Non è colpa del mazzo. È stata tutta non è colpa del mazzo, non è colpa tua. È proprio sfiga, non ci puoi proprio fare niente. Ma una pescata su 59.000. Parlatemi dei vostri mazzi. Che è andata male perché non c'era polimerizzazione. Il deck non si sentiva certo abbastanza eroico. Polimerizzazione non avrebbe brillato eroico. Quindi io con Folk ho sbagliato ad usare la polimerizzazione. Non la usavo, avevo Blade Edge, non potevo fermarlo. Sì, Shamano e Necroshade ce l'avevi per farlo. Necroshade, ma anche Wild Edge. Cioè, pensavo anche a quella tra Spartan. No, ma quello intendo che non ce l'ho mai avuto insieme durante il duello. In mano dici. In mano sul terreno non ho mai avuto le due cose per una polimerizzazione. O magari ce l'ho avute ma non avevo altre carte in mano, quindi non l'avrei pescata uguale. Ah, il mio mazzo contiene 3 Sparkman, 3 Clayman, 2 Bustinatrix, un Blage, un Necroshade, 3 Sasuke, un Kiron il Mago, 3 Wildart, 3 Poison Mummy, le 3 mummie, pazzo fondamentale del mazzo, un Kuribo. Madonna, che sofferenza quelle mummie. Tempesta Potente, 3 polimerizzazioni, 2 spaccature, un Fulmine Boltex, un Tributo al Dannato, non mi ricordo come si dice in italiano, però The Warrior Returning Alive, sì, il 2 buchi trappola, un pronto all'intercettazione, tipo, Draining Shield, 2, un Cemetery Bomb, sì, un Sakuretsu Armor, un cilindro magico e 2 compulsory. L'extra deck, cioè abbiamo Wild Edge, Plasma Vice, Thunder Giant, Rampar Blaster, Dark Bright, e Necro Shaman. Sì, uno per tipo, perché tanto evoco sempre uno solo, quindi... Allora, la considerazione che ho da fare io sul tuo mazzo è che noi siamo stati fortunati che in questi deck non c'erano né le spade rivelatrici, né un qualsiasi tipo di floodgate tipo livello limite area B o Gravity Bind. Sì. Perché se no saresti stato inarrestabile. Sì. Infatti, sì, è vero, è vero. Infatti, se ci fosse stato io avrei giocato tutta la vita Burn. Impedisci di attaccare, non c'hai manco un tifone. Soprattutto adesso che avevamo limitato Forza Potente. Tempesta Potente e si è visto. Ma passiamo al secondo classificato, Fable. Ma che dire, il mio mazzo è fondamentalmente quello della volta scorsa. Ho già fatto lo screen e dopo te lo mando. Semplicemente ho tolto allora, l'altra volta avevo più di 40 carte. Ho tolto praticamente le limitazioni che abbiamo fatto, perché ovviamente puntavo di più sulle trappole più potenti, naturalmente. Cioè, abbiamo limitate più o meno tutte, quindi ho tolto quelle, mi sono avvicinato circa ai 40 carte, ero a 38. Ne ho aggiunte 4. Ho aggiunto altri 2 draghi miraggio, così andavo a farvi varicare in un certo senso di più. Ho aggiunto un compulsory, perché ne avevo solo uno, lo stendardo e basta. Questo è quello che ho modificato. Per il resto il mazzo è lo stesso dell'altra volta, quindi due polimerizzazioni, i Dust Tornado, le Fissure. Sì, sì, l'ho messo. Il bello è che non mi è mai capitato in mano neanche una volta. Tra l'altro la cosa assurda è che con te, Cino, ho giocato 2 draghi miraggio su 3 e 3 su 3 i Wildart. Con Folk penso più o meno anche... No, scusa, con King più o meno anche. Con Folk un drago e un Wildart. Con lui, esatto, che mi serviva bello bloccarlo perché era il più forte di tutti, non mi è capitato un cazzo. Con King tra l'altro non però in compenso con lui ha funzionato il burst da subito. Con quindi... King tra l'altro non hai trovato neanche la spada.
Vabbè, ma spada ne ho una e basta, eh. Cioè, sì, era proprio... La tenevo lì come misura d'emergenza. Cioè, mi capita, c'ho solo Avian e dici, vabbè, almeno fa qualcosa, capito? Però era più un esatto, salvavita la spada o carta da scartare, scartino gratuito per le solite. Ovviamente avevo tre Necroshade che lavorano insieme, ma, sorpresona delle sorpresone, di Blade Edge ne avevo solo due. Okay. Perché secondo me bricavano troppo tre. Ci stava. E quindi ne ho messi solo due. Anche perché giocando anche con Premature Burial, l'idea era, alla peggio, il terzo lo recupero dal cimitero. Sì, no, sì, non riesce a mandarcelo. Certo, vabbè, ok. Però considerando che avevamo 97 trappole e magie nel mazzo, magari qualcuno lo mandava anche al cimitero, per cui... Quello ci stava, appunto. Esatto. Mentre invece, Folk, parlaci di quella macchina da guerra che era il tuo mazzo. Allora, nel mio mazzo c'erano i tre Wild Art, che erano la mia cosa principale che volevo fare. di sfidare i bot. Perché teoricamente la mia strategia era evocare Wild Art, equipaggiarlo e picchiare. Me ne sono accorto. Però alla fine ho picchiato con tutti, tranne che con Wild Art. Principalmente sì. Principalmente con le zappe. Esatto. Ci ho messo due Blade Age, perché tre mi sembravano un po' troppo pesi anche a me. Poi ci ho messo due Sparkman, perché ho detto Sparkman e Blade Age fanno Plasmavis, e Plasmavis è fortissimo. Però non l'ho mai fatto. Poi c'è Clayman, perché Clayman lo metti in difesa e ti stalla un pochinino. E poi ci ho messo Necroshade, perché ci dovevo mettere il quinto eroe e comunque con due Blade Edge magari tornava comodo. E poi c'è Cyber Alligate, perché porta fortuna. Perché Cyber Alligate porta fortuna. Due mazza de Zapper, perché ho detto effettivamente tre, se poi non c'ho equipaggiamenti non servono a niente. Tre Scale Angel, perché sono la carta più forte di Yu-Gi-Oh. Due Streghine per recuperare magari la Tempesta Potente. E l'elfo gemello, perché era un 1009. Poi c'è due polimerizzazioni. L'ho limitato, ho detto, ma io ce lo metto uguale. Alla fine, cioè, due, tre, comunque, cioè, capitava dei falli. Tre spade, due pendenti, due cose del coraggio, perché così magari aumentavo l'attacco di Wild Art e attaccavo. Due controlli della mente, sinceramente, l'avrei anche cavati, però ho detto, sono forti. I controlli della mente sono venuti fuori veramente poco. Anche per me, per me erano fondamentali, perché sì, mi davano roba da tributare e... mai visti nel momento in cui mi servivano. A me sono capitati quando non mi servivano a niente, sostanzialmente. Ma poi non ce lo faceva attivare un controllo della mente prima? Cioè, tipo, me ne è capitato uno in mano con King, che aveva Clayman. E che cazzo? Cioè, sì, infatti. Non è che me ne faccio molto. Se non hai niente da tributare, non te ne fai assolutamente niente in quel caso. Un po' troppo stazionali. Quindi direi che possiamo chiudere qui il video su YouTube con, appunto, la spiegazione dei deck dei nostri validi eroi elementali, che adesso li dimenticheremo per sempre, perché ovvio, la prossima cosa che io voglio proporre, il prossimo torneo che io voglio proporre, coinvolgerà sempre degli starter deck, tre starter deck in particolare, oh no, più avanti nella storia di Yu-Gi-Oh, che condividono tutti e tre lo stesso tema, hanno a che fare con delle carte bianche. Diciamo, no, solo questo detto. No. Fable già si sta disperando. Spero in no, io odio quella fase. Quella è la fase in cui ho smesso di giocare. Ma tranquillo, io odio quella fase. Tranquillo che quei deck te lo faranno riamare. Ah, sì, sicuro. Ma direi quindi, salutate, gente. Ciao. Ciao. Al prossimo torneo. Ragazzi. Al prossimo. E ci vediamo alla prossima. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. Ciao, ciao, gente.